Buongiorno sindaco. Oh, ciao. Possiamo rubarle qualche secondo? Certo. Allora sindaco, per il nottelegiornale. Buongiorno, dottoressa. Questo è un convegno importante. Si parla di cyberbullismo, i risvolti giuridici, politici, economici e sociali, e anche con i rischi per i ragazzi. Lei è il sindaco di questa città, che è improntato proprio per proteggere i cittadini, anche i ragazzi. Non è facile se i ragazzi non trovano prima di tutto dentro di sé l'equilibrio per l'utilizzo di questi sistemi. Se prima di tutto non si inculca nei ragazzi la cultura che vuole che questi mezzi siano utilissimi se usati con la dovuta attenzione, e se nel rapporto con buongiorno, nel rapporto con questi mezzi si usa il senso della criticità, della attenzione, del rispetto per gli altri. Io vengo adesso da un convegno sul diritti dell'uomo del Club UNESCO di Cerignola con i ragazzi, e ho approfittato per mettere in parallelo questi due convegni. Cioè, fra i diritti dell'uomo, principalmente quello, per esempio, fra gli altri, quello della privacy, che molto spesso è sacrificata negli episodi di bullismo via rete, via web. Quindi è un'iniziativa molto apprezzata, sono molto contento. Senta sindaco, sappiamo che oggi ci sarà anche la presenza del sostituto procuratore della Repubblica di Foggia, Bafundi. Ricordiamo che tra l'altro proprio il vostro comune di recente ha presentato due denunce alla procura, sia per la vicenda del depuratore che anche del vicegeneritore. Però credo che se ne occuperanno altri sostituti, perché Bafundi è della sezione della procura che si occupa di reati intrafamiliari, reati sessuali ed altro, mentre le nostre denunce andranno alla sezione ambiente, che è proprio specificatamente competente in materia, e credo che avremo presto dei risvolti, delle novità, perché sicuramente la procura non sarà insensibile a queste denunce. Grazie. Grazie sindaco.